degli articoli 521, 533, 535 codice procedura penale, 2932 codice penale, dichiara sì o se no colpevole di reati o iscritti al capo A, riqualificato il fatto come reato punito e previsto dall'articolo 289 bis codice penale, al capo B, riqualificato il fatto come reato punito e previsto dall'articolo 280 codice penale, nonché C, D, E e F, e uniti gli stessi in pericolo di cui all'articolo 81, prima e secondo comma codice penale. Concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni 24 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia in carcere. Dichiara sì interdetto in perpetuo dei pubblici uffici in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena. Visto l'articolo 530 codice penale, dispone l'applicazione a sia per espiata della misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo di 3 anni. Visto l'articolo 262 codice di procedura penale, dispone che dopo il passaggio indicato dalla sentenza, le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto. Visti gli articoli 538 e seguenti codice di procedura penale, condanna sia al risarcimento dei danni in favore delle seguenti parti civili, da liquidarsi in separato giudizio civile, assegnando alle stesse una provvisionale immediatamente esecutiva che si liquida in favore di Avaldi Lucca e Cortesi Oriana, costituiti in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Avaldi Ludovica, di euro 3.000 per ciascuno dei figli, di euro 25.000 per la minore, in favore di Autoguidovie S.P.A. in persona del suo presidente pro tempore, di euro 150.000. Condanna sì in solido con Autoguidovie Italiane S.P.A. in persona del suo presidente pro tempore al risarcimento dei danni in favore delle seguenti parti civili da liquidarsi in separato giudizio civile, assegnando alle stesse una provvisionale immediatamente esecutiva che si liquida.